In questi giorni la riforma che è stata approvata in CDM con tutte le problematiche che conosciamo riferite alla prescrizione ha attirato l'attenzione dei media in modo particolare su questo tema. Però in realtà la riforma del processo penale che è stata messa a punto dal ministro Cartabia, dal Consiglio dei Ministri, ha delle questioni che sono molto più dirompenti rispetto alla prescrizione. Basti pensare che al centro è messa da parte del governo il concetto della giustizia cosiddetta riparatoria, quindi la possibilità non tanto di andare ad espiare la pena per intendersi all'interno di un carcere, ma di vedere, per esempio, di superare dei percorsi di messa alla prova, oppure anche di pagare, per esempio, del denaro o comunque una sanzione. Si amplia anche quella che è il concetto della cosiddetta non gravità del fatto, cioè tenuità del fatto, cioè nella sostanza una volta che sarà attuata, naturalmente approvata ed attuata la legge delega, noi avremo una tipologia di processo penale che ruota intorno alla Costituzione intesa come pena che deve rieducare la persona che ha sbagliato, comunque sia la persona che ha commesso degli illeciti. Questo è un approccio, se ci pensiamo, sostanzialmente opposto rispetto a quello dell'inizio della legislatura 2018, dove addirittura non sono state neppure approvate le normative relative alle misure alternative al carcere. Quindi non si voleva neanche sentir parlare, tanto per fare un esempio, di tutto quello che è il lavoro che invece i carcerati possono svolgere. Ecco quello che io credo debba essere messo in evidenza, perché questo sicuramente cambierà completamente quello che è il quadro e il modo con cui fino ad oggi è stata concepita il rapporto tra la pena, il carcere e naturalmente il processo penale.